sono sempre il Torraslo 88 e questa è una puntata lunga. Allora, per iniziare vorrei ribadire che ho aperto un canale Telegram. Per chi non sapesse, Telegram è un'applicazione di messaggistica istantanea molto simile a WhatsApp, ma che ha qualche funzione in più, tra cui c'è anche quella di creare per appunto un canale, ovvero una sorta di gruppo dove però solo chi lo ha creato può postare contenuti che variano dai messaggi normali, ai file audio, ai video, alle immagini. E voi direte: a me che cosa serve questa cosa? Serve in realtà perché così posso comunicarvi più direttamente notizie su quello che caricherò qui sul mio canale o su quello di Movie Planet. Ogni tanto vi mando degli audio con le impressioni a caldo riguardanti un film che ho appena visto al cinema, oppure cazzeggio un po' così, tanto per farvi compagnia. Per cui, se voleste unirvi al canale Telegram, dovete naturalmente scaricare l'applicazione sul vostro smartphone. Troverete il link per unirvi del canale in descrizione qui sotto, quindi a me farebbe molto piacere, così potete rimanere informati, anche perché spesso e volentieri vi mettono elencati i video che usciranno in anteprima, anche ore e ore prima. Ad esempio l'ho fatto con il video dei film che mi sono piaciuti di più del 2015. Chi era nel canale Telegram l'ha potuto vedere, mi pare, un 5-6 ore prima, quindi può essere anche questa una cosa carina. Almeno io ho un feedback da un gruppo selezionato di persone circa il gradimento del video. Ma ora bando al ciancio, iniziamo subito con la sessione di oggi. Sigla! Allora, oggi voglio parlare di un film che io aspettavo con una certa trepidazione, perché è tratto da un libro che per me non è semplicemente un romanzo, ma rappresenta l'infanzia e in parte anche l'età adulta. Sto parlando di un film del 2015 per legge di Mark Osborne, ed è Il Piccolo Principe. Allora, in realtà sarebbe del 2016, perché è uscito il primo gennaio di quest'anno, però ci sono state anteprime del 2015, è stato sviluppato lo scorso anno, quindi direi che è considerabile come un film per appunto il 2015. Il romanzo di De Saint-Exupéry per me è qualcosa di importantissimo. È stato scritto nel 43, io l'ho scoperto quando avevo 6 anni, lo leggevo insieme alla mia mamma, e da bambino lo vedevo come qualcosa di meraviglioso, perché era un libro a dir poco magico, profondissimo. Io percepivo la sua profondità, anche perché mia madre mi diceva che era molto, ma molto più complicato di quello che poteva sembrare, e io continuavo a chiedere ogni volta che leggevo: mamma, perché piangi? Perché a me non veniva da piangere. Lei però, da adulta, capiva il significato intrinseco di quello che succedeva nel finale e non poteva fare a meno di trattenere lacrime. E crescendo mi sono reso anch'io di quanto fosse triste effettivamente come libro, e ho iniziato anche io a piangere. Ed è questo il bello del Piccolo Principe, perché è un'opera che viene vista in un modo dai bambini e in un altro dagli adulti, e quindi ha accompagnato le varie fasi della mia vita. Io periodicamente me lo rileggo, l'ho riletto anche prima di vedere il film, non che ce ne fosse bisogno, e devo ammettere che non mi aspettavo di vedere una pellicola del genere. Allora, la mia grande paura, ho detto anche nel Best and Worst che ho realizzato a riguardo, lo troverete linkato in descrizione qui sotto nel caso vi interessasse un'opinione prima di aver visto il film, così potete confrontare invece con quello che dirò adesso, una volta aver visto effettivamente la pellicola, perché per l'appunto la mia paura era proprio il fatto che, essendo Il Piccolo Principe un romanzo abbastanza breve, non fosse facile riuscire a realizzare un lungometraggio d'animazione a riguardo. Non è la prima volta che ci provano, c'è stato un film di parecchio tempo fa, se non sbaglio negli anni 70, con Gene Wilder che interpretava la volpe, quindi era un film in live action che lasciava un po' il tempo che trovava, però era abbastanza fantasioso. E quindi io non sapevo come avrebbero realizzato tutto. Sapevo che in questo caso avevano deciso di inserire una cornice in cui poi incastrare la storia del Piccolo Principe, e mi sono ritrovato di fronte ad un film che utilizza la storia del Piccolo Principe come pretesto per raccontare un'altra storia umana, che però va di pari passo con il libro di
Saint-Exupéry e ne riprende le tematiche estendendole, ampliandole e riuscendo così a diventare un film veramente straordinario e anche molto sperimentale. È diretto da Mark Osborne, che non è certamente un novellino per quanto riguarda il mondo dell'animazione. Ha diretto il primo Kung Fu Panda, che a me piacque tantissimo all'epoca, e adesso si è lanciato in questo film che è sicuramente diverso al solito, perché è un ibrido per quanto riguarda le tecniche animazione. Troviamo l'animazione ormai sdoganata in 3D, quindi quella che viene più utilizzata al momento, ma anche momenti molto ampi in cui viene utilizzata l'animazione in stop motion, con queste figurine che a me sembrano di carta, perché comunque viene utilizzata tanto quella che a me sembra carta velina. Insomma, è una tecnica veramente bella, sono figurine in 3D, quindi in tridimensionali, tangibili, e io sinceramente sono rimasto allibito, perché tutta la parte in cui viene raccontata la storia del Piccolo Principe è per l'appunto realizzata con questa tecnica in stop motion, e poi ci sono anche inserti di animazione in 2D, quando per appunto mostrano i famosi disegni che troviamo anche nel libro, no? Avete presente il boa che ha ingoiato l'elefante, oppure le pecore disegnate dall'aviatore. E questo mi è piaciuto tanto, perché vedere tutte queste tecniche di animazione in un solo film non è una cosa tutti i giorni, e poi non deve essere nemmeno stato facile per il regista riuscire a gestirle in maniera consapevole. Quindi Osborne è stato molto coraggioso ad accettare la regia di questo film e ha tirato fuori una pellicola veramente incredibile. Ora, quando io sono arrivato verso la fine, c'è stata una cosa che mi ha fatto un po' storcere il naso, perché mi stravolgeva quella che è la storia originale del Piccolo Principe. Ma perché? Perché non si sta più raccontando la storia del Saint-Exupéry, si sono prese delle licenze ma senza andare a toccare effettivamente quello che è il romanzo originale. Si sono prese delle licenze che potevano prendersi, se guardate il film capirete, per cui non mi sono arrabbiato, anzi sono rimasto molto contento, perché è un film in cui si parla soprattutto del distacco non solo da se stessi e dall'infanzia, perché questa è una delle grandi tematiche che permeano l'intero film, ma anche il distacco degli affetti. Si parla molto di lutto, un lutto non troppo manifesto per non turbare eccessivamente i bambini, ma abbastanza suggerito tanto da far loro capire di cosa si sta parlando. E questo è interessante, perché quando eravamo in sala c'erano diverse persone. Comunque il film, nonostante i colossi di queste vacanze di Natale, che sono Star Wars e soprattutto Cacco Zalone, che ha polverizzato ogni record, Piccolo Principe comunque è riuscito a incassare abbastanza in un weekend quasi 3 milioni, che per un film di animazione di questo tipo, nel momento che non stiamo parlando di un film DreamWorks o Pixar o Disney, peraltro Pixar e Disney sono stati i grandi assenti di questo Natale. Sì, c'è stato il Viaggio di Arlo a novembre, ma nel periodo di Natale diciamo che non c'era niente di nuovo che era appena uscito, capito? Quindi hanno anticipato. Ecco, anche è stato bene per essere un film di quella casa di produzione. Tra altre cose, è una coproduzione Francia-Italia e comunque con un cast artistico e anche tecnico prevalentemente statunitense. Ecco, per cui il film è riuscito a tenere botta, è una cosa molto interessante. E quello che per l'appunto dicevo, mi faceva riflettere, che in sala vedevo i bambini che ridevano, e alla fine comunque li vedevi riflessivi ma tranquilli. Gli adulti, me compreso, piangevano come delle merde. Io ho pianto tantissimo, perché è un film che, esattamente come il libro, non parla solo di lutto e di distacco, ma parla anche della crescita. E come penso tutti saprete, l'aviatore che troviamo nel romanzo è lo stesso del Saint-Exupéry, così come è sempre del Saint-Exupéry il Piccolo Principe. È quella parte fanciullesca di cui lui non si è totalmente dimenticato, perché comunque si parla anche del fatto che gli adulti, quando crescono, purtroppo dimenticano i bambini che sono stati, ed è una cosa abbastanza terribile. E lo dico da quasi trentenne, che io a febbraio faccio
28 anni, che ancora non è riuscito a distaccarsi dal bambino interiore che non vuole assolutamente crescere. Ecco, io, il mio problema, il mio dramma manifesto è che ormai all'alba dei 28 anni io non mi sento un 28enne per quanto riguarda l'età mentale, perché se ripenso quando ero più piccolo, sì, convengo di essere cresciuto, di aver modificato le mie idee circa alcune cose, però nei fatti mi sembra di essere sempre la stessa persona. Non mi sento di avere la maturità che dovrebbe avere un quasi trentenne, cioè dovrei essere un adulto responsabile. Porca puttana, non riesco a sentirmici, per cui ho un grosso problema da questo punto di vista, e il Piccolo Principe mi ha sempre colpito proprio per questo motivo. E il film nella cornice inserisce questa bambina che ha grossi problemi con la crescita, perché di fatto è una bambina ma è forzata a diventare più grande, e si parla anche di rapporto tra figlio e genitore. Insomma, è un film che ha delle implicazioni molto profonde, e è bello perché poi diventa la storia della bambina che inizia a seguire un percorso di crescita analogo in un certo senso a quello del Piccolo Principe. Una delle mie preoccupazioni maggiori in assoluto riguardanti questo film era la scelta del cast italiano delle voci, perché per quanto riguarda quello diciamo originale, abbiamo delle voci illustri, c'è Rachel McAdams che interpreta la madre, Mackenzie Foy che era Renesmee cresciutella in Breaking Dawn, la parte finale di Twilight, che è per appunto la voce della bambina. Poi abbiamo Benicio del Toro che dà la voce al serpente, Ricky Gervais che dà la voce al vanitoso, la Cotillard che dà la voce alla rosa, e così via. E poi c'era anche Jeff Bridges che doppiava l'aviatore, e quindi insomma un cast di tutto rispetto. In Italia hanno voluto puntare su personaggi famosi, cosa che a me non dà mai molta soddisfazione, tranne in qualche raro caso. E io ho visto delle clip in anteprima alle scorse giornate estive di Cinema di Riccione ed ero rimasto abbastanza contrariato, perché c'era il vanitoso che da noi è doppiato da Siani, quindi come corrispettivo di Ricky Gervais, mi sembra giusto, per l'amor del cielo, l'ho detto anche nel Best and Worst. Siani a me come comico non fa impazzire, so che a molti piace, però come doppiatore non lo identificavo proprio. Oppure abbiamo la Ramazzotti per dare la voce alla Rosa, l'aviatore Tony Servillo, il serpente è Alessandro Gassman, poi abbiamo il Angelo Pintus, che non vi dico chi doppia perché non voglio fare spoiler di sorta. Insomma, un cast di voci che non mi sembrava assolutamente adatto, però guardando il film ho notato che in realtà erano talmente risicati i ruoli che avevano per appunto dato a questi personaggi, che in realtà la cosa non era molto fastidiosa. C'è anche Accorsi che dà la voce alla volpe, ad esempio, però essendo per lo più non doppiatori non si nota troppo lo stacco, perché il problema più grande è quando affiancano personaggi famosi che sono a digiuni di tecniche di doppiaggio, perché aver studiato recitazione e aver imparato la dizione non fa di te un doppiatore. Il percorso del doppiatore è un pochino più specifico, e quindi anche se studi dizione facendo l'attore non è la stessa cosa, perché poi quando recitano certi attori, soprattutto nel cinema, la dizione se la dimenticano per strada, anche perché adesso spesso e volentieri si incoraggia l'utilizzo del vernacolo, soprattutto anche nelle commedie, per caratterizzare certi personaggi, e ci sono attori che lo usano talmente tanto che poi quando doppiano non riescono a scrollarselo di dosso, il vernacolo, il dialetto, la cadenza, chiamatela come volete. Sta di fatto che in questo caso invece, essendo tu quasi diciamo che molti di questi personaggi essendo non doppiatori, affiliati a non doppiatori, si notava di meno la cosa. Però devo ammettere che Tony Servillo ad esempio ha fatto un lavoro straordinario, davvero. Nonostante ogni tanto gli partisse una S un po' strana, secondo me ci stava per il personaggio che gli hanno affidato, perché è un personaggio un po' bizzarro, questo vecchio che poi è l'aviatore, che sarebbe il De Saint-Exupéry, anche se qui è un po' più è un po' diverso da De Saint-Exupéry, siamo un po' al di là di quel concetto, perché è come se noi assistessimo alla creazione della storia del Piccolo Principe in fieri. È molto bella questa cosa, come se noi assistessimo alla creazione proprio del libro anche dal punto di vista
fisico, della rilegatura. È una cosa molto strana che capirete guardando il tutto. Io non voglio entrare troppo nello specifico, sapete che mi dà fastidio fare spoiler perché è un film che va scoperto pian piano. Sta di fatto che Servillo è stato assolutamente all'altezza, e è stata all'altezza anche Paola Cortellesi, ma lei ha già doppiato in passato, qui dalla voce alla madre, e infatti le hanno affidato un ruolo abbastanza ampio perché sapevano perfettamente che avrebbe potuto reggerlo. L'azzardo è stato Servillo, che per quanto mi riguarda è stato sì all'altezza, ma contro ogni aspettativa. Io non gli davo due lire a Servillo, quello che ho sentito non mi piaceva, e invece è stato molto bravo. Ad altri, come ad esempio Siani, hanno dato per appunto il ruolino, e Siani, ma secondo me non ci stava più di tanto. Ed è anche vero che aveva due battute messe in croce, quindi fastidio non me l'ha dato, e sono rimasto contento di questo perché era quello che mi faceva più paura in assoluto. E quindi quello che poi mi ha colpito è il fatto che i personaggi abbiano un'identità ben distinta, anche quelli che compaiono di meno, e questo è bello, sono tutti molto ben caratterizzati, pur comunque non avendo un'identità nei fatti, nel senso che non hanno i nomi propri i personaggi, sono tutti identificati con la loro personalità. La bambina è la bambina, l'aviatore è l'aviatore, la madre è la madre, e così via. La volpe la chiameranno solo la volpe, la rosa la rosa, eccetera. È una cosa che veniva fatta anche nel libro, però mi piace il fatto che l'abbiano mantenuta anche nella cornice, non solo nella parte relativa alla storia del Piccolo Principe. È significativo anche perché tu comunque tutti i personaggi te li ricordi, e sono stati caratterizzati alla perfezione. Oltretutto io ho trovato veramente delicato il modo in cui hanno descritto in pochissimi minuti il rapporto tra il principe e la volpe. Peraltro la volpe che era realizzata graficamente come tenerissima, perché ha questi occhi sempre neri, quindi non ha gli occhi magari con la sclera, quindi quello in bianco, la pupilla. No, è anche questo bello perché sembra che li abbia sempre socchiusi. E è bello perché c'è il concetto dell'addomesticamento che viene ripreso nella cornice, e tu ti rendi conto come la storia del Piccolo Principe, che di fatto potrebbe essere sintetizzata in un'unica clip come cortometraggio, perché alla fine è spezzata in parti, ma se dovessimo unirla tutta quanta dall'inizio alla fine, se togliendo tutte le parti di cornice, rimarrebbe un cortometraggio di 20 minuti, forse anche di meno. Ma perché effettivamente questo è il Piccolo Principe: farne un film stand alone senza una cornice significherebbe ampliare la materia in maniera esagerata, arrivando a snaturare quella che è l'opera originale. Per cui non avrebbe neanche granché senso. Sono d'accordo con quello che hanno fatto, sono d'accordo con questo inserimento della cornice, anche se ho sentito alcuni definirla ingombrante. Secondo me no, perché certo può essere ingannevole perché uno va a vedere il Piccolo Principe e poi si trova qualcosa che utilizza come pretesto la storia del Piccolo Principe. Capisco che ci possa essere un po' di perplessità, però se ci pensate, la cornice assorbe gli ideali e i valori che voleva poi diffondere De Saint-Exupéry con il suo romanzo. Peraltro De Saint-Exupéry era un personaggio molto affascinante. Quello che vediamo fare al Piccolo Principe è quello che lui era da bambino e che era anche da adulto. Ad esempio, nella prefazione all'edizione che ho io, viene detto che il Piccolo Principe, quando gli pongono la domanda, arrossisce senza rispondere. Era una cosa che faceva De Saint-Exupéry anche da adulto. Lui arrossiva quando gli facevano le domande, e quindi è bello pensare che quella caratteristica rappresenta quella parte fanciullesca che lui ha voluto concretizzare in quello che era il Piccolo Principe. E nel romanzo, la fine che fa il Piccolo Principe, il fatto che deve tornare sul suo pianeta ma non può portarsi dietro il corpo e si fa mordere al serpente, è fantastico perché è l'allegoria della morte del bambino che abbiamo dentro. È proprio anche l'allegoria di quel distacco, di quell'affrontare il lutto di cui si parlava, perché comunque De Saint-Exupéry era stato un bambino molto infelice, triste e solitario, perché perse il padre quando aveva appena 6 anni, quindi aveva questo lutto che lo aveva segnato, ed è per questo che allora hanno cercato di mantenere l'idea dell'affrontare la perdita, perché comunque era stata una delle fasi più tristemente importanti riguardanti la vita di De Saint-Exupéry. Prima ho detto che insegnare ai bambini, a cui il film principalmente è rivolto, l'affrontare una perdita
è importante perché purtroppo il lutto fa parte della vita, la morte è parte della vita e spesso e volentieri ci sono bambini che sono costretti a interfacciarsi con la morte troppo presto. E quindi è importante che cose come questa vengano anche valorizzate in film per bambini e ragazzi. Abbiamo visto già in Inside Out la tematica della tristezza come parte fondamentale della vita. E ci sono anche altri film d'animazione che hanno affrontato in maniera molto intelligente la tematica del lutto. Uno su tutti, recente, Dragon Trainer 2. Dragon Trainer 2 ha proprio in sé questo valore incredibile che secondo me passa in maniera bellissima, in maniera tragica, in maniera che sicuramente lascia allibito un bambino. Qui nel Piccolo Principe tutto è trattato in maniera molto più delicata, molto più simbolica, ma comunque è chiara. Non è manifesto proprio sullo schermo, però il lutto, la perdita e la forza anche con cui questa perdita bisogna cercare di affrontarla permeano tutto quanto il film. Oppure l'altro film a cui mi riferisco è Big Hero 6, in cui il lutto del protagonista è un po' il sottofondo del film e quello che è il motore delle azioni assurde che generano le gag che poi fanno ridere da parte di Hero, in modo che un bambino assorbe l'insegnamento pur però senza perdere il divertimento, insomma un insegnamento che passa più in sordina. Qui invece è un insegnamento che, nonostante il lutto non sia manifesto, passa molto più in primo piano, e per questo io credo che il Piccolo Principe sia riuscito a trattare la materia in maniera molto più efficace rispetto agli altri due film che ho per l'appunto come posso dire elencato, perché se gli altri due insieme a tutto il resto facevano passare il messaggio del lutto, questo invece ne fa uno dei cardini fondamentali, perché dalla seconda metà in poi è questo di cui stiamo parlando, è il cercare di affrontare qualcosa che sembra schiacciarti, che non riesci assolutamente a superare, qualcosa che sembra volerti proprio disintegrare e distruggere. Quindi non è una cosa da poco, non è una cosa da poco, pur mantenendo l'ingenuità che piace ai bambini. Oltretutto è un film che parte in maniera molto strana, anche perché abbiamo graficamente questa città tutto uguale, dove al notiziario sentiamo notizie assurde, come ad esempio il fatto che il maltempo ha impedito a delle persone di arrivare in orario di lavoro, per dire, non è uno spoiler, giusto per farvi capire il mood. È molto bello perché mi ha ricordato in un certo senso alcune atmosfere di Momo, non so se avete presente, hanno fatto anche il film animato qualche anno fa, quello della ragazzina che si batteva contro i signori grigi, no? Contro gli adulti che rubavano il tempo. Qui è un po' la stessa cosa da un certo punto di vista, perché abbiamo questo mondo che è adultivamente perfetto, dove tutto è calcolato al secondo, dove tutti lavorano, dove tutti sono essenziali, e la bambina che ormai sembra essere omologata in questo mondo, e la fantasia, l'essere ancora bambina, è l'elemento di anarchia che serve per sovvertire quest'ordine malato che si è andato in un certo senso a costituire. È un film molto simbolico che parla per immagini, perché a livello grafico secondo me è davvero ben fatto, lasciando stare l'idea della sperimentazione, della commistione tra 3D e stop motion e 2D. Proprio a livello grafico è bellissimo, ho apprezzato da morire il fatto che abbiano utilizzato anche le illustrazioni originali dello stesso Vincent Exupéry che troviamo nel libro. È molto bello perché lo stesso viatore li disegna, insomma, i disegni, insomma, è molto bello, e anche proprio la parte della cornice in 3D è ben fatta, perché comunque il design dei personaggi è molto interessante. Oltretutto i personaggi che troviamo nel libro, come il vanitoso, l'uomo d'affari, eccetera, mi piace che li abbiano mantenuti identici a come li si ricordava, hanno semplicemente un po' rielaborato il tutto, però di fatto sono uguali alle illustrazioni che avevamo in mente quando eravamo bambini. Quindi, per quanto mi riguarda, non è stato assolutamente uno stupro d'infanzia, anzi, sono riusciti a lasciare intatta quella che era l'opera originale, costruendo però intorno il loro film. E non è una cosa facile, perché se volete, cioè, perché uno può dire, vabbè, però non è quello che mi aspettavo, ma alla fine la storia del Piccolo Principe l'hanno mantenuta, certo,
hanno tagliato alcune cose e questo mi è sembrato un po' strano perché già è corta la storia del Piccolo Principe. Il tagliare alcuni personaggi non capisco cosa sia servito, non capisco nemmeno se siano stati tagliati dal film o seppure proprio non li abbiano messi, perché alcuni personaggi che io ricordavo, non, come ad esempio il Lampionaio, non sono stati inseriti, ma verso la fine, quando si fa una sorta di riepilogo dei vari asteroidi visitati dal Piccolo Principe, c'è quello del Lampionaio col Lampione. Senza Lampionaio c'è il Lampione e io ho pensato, non è che magari lo hanno tagliato dal film e hanno mantenuto però il riferimento a quel pianeta? Non lo so. Sarei il fatto che questa cosa un pochino mi ha lasciato deluso, perché francamente avrei preferito che mi mettessero tutti quanti i personaggi incontrati dal principe, anche perché tanto il film non è che dura tantissimo, potevano, oddio, un'oretta e mezza la dura, però potevano mantenere un po' tutto, perché già la storia del Piccolo Principe non dura tantissimo in sé, potevano anche mantenerla, però forse perché non volevano affollare il film di personaggi, non volevano che fosse troppo ripetitivo, ne bastavano tre o quattro che fossero rappresentativi, e questo secondo me è un pochino un difetto. Io non è che sono sto gran purista, però penso, caspita, sono andato a vedere il Piccolo Principe, magari mi potevi mettere tutta quanta la storia, però le fasi salienti effettivamente ci sono. Anche la cosa del serpente avrebbero potuto approfondire un po' di più, perché mi sembrava leggermente buttata lì, devo essere sincero, ma avrei preferito che la rendessero più profonda. Certo, è una profondità quella che viene poi ripresa nella parte di cornice che segue la storia del Piccolo Principe, per l'amor del cielo, però secondo me alcune cose le hanno un po' troppo accelerate e era sbagliato, perché di fatto la parte più importante doveva essere quella dedicata al principe. Forse però sono io che l'avevo intesa in un altro modo, quindi non è un film esente da difetti, ma quale film è esente da difetti del resto? Poi è anche un'opera particolare che è coraggiosa non solo per sperimentazione ma per il solo fatto di voler trasporre la storia del Piccolo Principe. Non è facile. Avevano realizzato una serie animata abbastanza bruttarella che non c'entrava un cazzo con i libri del 2011, infatti in libreria negli ultimi anni si potevano trovare questi libri Cine il Piccolo Principe di lui che andava su pianeti nuovi, tutti in 3D, con i disegni in 3D, che io pensavo boh, e per cui già quello era era un'operazione commerciale che mi aveva un po' fatto storcere il naso, quindi avevo paura che lo fosse anche questo film. Fortunatamente non lo era, per cui i difettucci li ha, la fedeltà al romanzo c'è, però appunto potevano trattare meglio quelle cose e mettere tutto anziché tagliarne altre, però vabbè. Capisco anche le esigenze della storia, perché comunque alla fine è come se il Piccolo Principe fosse il motore di tutta quanta la vicenda e fosse il cardine, ma non l'aspetto narrativo fondamentale, capito? È questa la cosa strana, ma una volta accettato questo aspetto, allora è un ottimo film. Certo, può essere considerato volendo un difetto, o meglio, può esserlo per quello che magari ti potevano presentare il film, nel senso che magari presentandolo in un certo modo sembrava che fosse il film del Piccolo Principe, quando poi è un'altra cosa. Scegliete voi, nel senso che secondo me dovete andare in sala consci del fatto che non troverete il Piccolo Principe per tutta l'ora e mezza del film. Perché non lo troverete, non troverete solo quello, troverete una commistione, ma fatta molto bene, che a me è piaciuta tantissimo, e io avrei preferito una gestione dei tempi un pochino più consapevole, perché il film cambia radicalmente nella seconda parte, distaccandosi dalla storia del Piccolo Principe e concentrandosi sulla cornice, su un'evoluzione anche di quella storia, che potrebbe piacere a pochi, però il punto è quello. L'evoluzione della storia, come la raccontano nella cornice, è la storia della cornice, non va ad intaccarti quello che è il romanzo. E questo è il punto. Il romanzo finisce a un certo punto. Quello che trovi dopo è una rielaborazione della materia, molto fantasiosa e molto carina, che però non c'entra con il romanzo di Saint-Exupéry, o meglio, c'entra perché ne riprende, come dicevo prima, tematiche per l'appunto poetica. E allora lì mi sta benissimo, perché comunque alla fine è la interpretazione del tutto di Marc Osmond. Cioè è come se nella prima parte ti dessero la storia, nella seconda parte l'interpretazione degli autori della storia applicata al personaggio protagonista, che è quello della bambina. E quindi è una cosa che a me personalmente è piaciuta da matti. Io sono rimasto
pienamente soddisfatto da questo film, anche perché comunque mi ha, come ho detto prima, fatto tornare bambino, ho pianto, mi ha emozionato, ho notato anche la bravura nel doppiaggio da parte della doppiatrice della bambina e del doppiatore dello stesso Piccolo Principe, perché se non sbaglio in inglese il Piccolo Principe dovrebbe essere doppiato dal figlio dello stesso Osborne. Potrei star dicendo una cazzata sonora e correggetemi nei commenti se sbaglio, ma secondo me è così. E ho anche apprezzato tantissimo come hanno raccontato il rapporto tra l'aviatore e la bambina, perché in un certo senso è come se l'aviatore vedesse nella bambina un nuovo Piccolo Principe, quella bambino che lui ormai aveva, non dico dimenticato, ma che non riusciva più a tirar fuori, perché viene detto in più occasioni che l'aviatore aveva una storia da raccontare ma che nessuno voleva stare a sentirla. Ed è brutto quando hai una storia nel cuore che nessuno vuole ascoltare, è una cosa terribile. A me è capitato, anche magari quando ero piccolo, che volevo raccontare qualcosa e gli adulti dicevano ma sì tranquillo, io rimanevo male. Poi tra altre cose, una cosa che ho sempre apprezzato del Piccolo Principe è proprio la sua ambivalenza, quella di cui parlavo prima, perché quando io ero bambino e leggevo il Piccolo Principe, nella parte iniziale dove l'autore diceva che aveva disegnato il serpente che aveva ingoiato il boa, io non vedevo un cappello, vedevo veramente un serpente che aveva ingoiato il boa, perché io da bambino non facevo fatica a vedere in quella sagoma bitorzoluta quello che diceva l'autore. Da adulto invece mi rendo conto che il disegno assumeva meno significato. È bello perché è un libro che ti dà la consapevolezza, è un libro che mi ha aiutato tantissimo a non dimenticare come essere bambini. Cioè io ogni volta che da adulto magari faccio un ragionamento, dico, magari vedo una cosa e dico ma che cazzata, poi penso no, però aspetta, vedila con gli occhi del bambino. E mi si accende questa lampadina e riesco a vedere quello che magari da adulto puro non mi saltava subito all'occhio, perché è vero che noi adulti perdiamo a un certo punto, noi adulti, ma cosa cazzo mi sento dire, è vero che noi adulti perdiamo effettivamente la fantasia alcune volte, grazie al cielo non sempre, però è quello che diceva Saint-Exupéry, è vero. Certo, lui raccontava anche una società diversa, il libro è stato scritto nel 43 quando lui era bambino, era nel primo anno del Novecento. C'era anche un'austerità maggiore, però in linea di massima questo dimenticarsi come essere bambini da parte degli adulti c'è ancora, proprio il luogo comune per eccellenza, ed è vero, ci sono certi adulti. È un po' come quando vai a farti interrogare dall'assistente per un esame universitario e quello che era come te fino a 3 anni fa diventa stronzo come se fosse professore da 20 anni, no? Ecco, non so se mi è capitato che io ricordo una volta discussi con un assistente dicendo ma lei si ricorda com'era essere studente? Cioè non penso sia stato tanto tempo fa, da 3 anni più di me. E lui dice vabbè, ma cosa c'entra? Cioè, capito? È la stessa identica cosa. A un certo punto ti dimentichi del tuo passato e tratti quelli che erano come te qualche anno fa senza ricordarti come ti sentivi tu in un'occasione analoga. È la stessa identica roba. Quindi capito, è anche un film che ti insegna questo. Per cui mi è piaciuto questo voler riprendere la poetica tipica del Piccolo Principe E di quello che era poi Antoine de Saint-Exupéry. Tra altre cose lo sto sicuramente pronunciando in maniera sbagliata, perché purtroppo io con le pronunce non ci piglio, figuriamoci le pronunce al francese che sono proprio decisamente non il mio pane quotidiano. Già faccio casino con l'inglese, per cui che lo mastico abbastanza a livello d'ascolto, perché comunque guardo solo film e serie TV praticamente in inglese, a parte quelli in sala. Perché comunque è una lingua che capisco molto bene, poi parlarla è tutto un altro paio di maniche. E quindi sono rimasto pienamente soddisfatto. Il mio voto per questo film è un bel 8, ciccione. Non so se questo film verrà preso in considerazione per quanto riguarda gli Oscar, non credo però, non penso, più che altro per una questione temporale, cioè non so se è candidabile per la sua uscita, più che altro perché ho visto che il Golden Globe non è stato preso in considerazione, non so se sia quello il motivo, però secondo me potrebbe tranquillamente venire preso in considerazione per il discorso che facevo prima, perché non è un film di una delle grandi major. Non è un film Disney, un film Pixar, un film DreamWorks, anche solo un film della Universal, della Blue Sky, insomma non è uno dei film delle grandi major, è un film comunque che però vanta
un comparto tecnico incredibile, e ci sono dei momenti in cui mi sono ritrovato a lodarne la regia, perché si può parlare di regia, perché ci sono proprio delle inquadrature che a me sono piaciute un sacco, per non parlare delle musiche, che sono state composte in parte anche da Hans Zimmer insieme a Richard Harvey. Insomma, stiamo parlando di una colonna sonora che diventa una sorta di personaggio a sé e che rende il film ancora più bello e godibile, proprio la colonna sonora che non abbandona mai, è una colonna sonora che continua secondo dopo secondo, delicatissima, e che ti accompagna in questa bellissima avventura, per non parlare poi dei colori e dell'utilizzo che hanno fatto della luce, per quanto finta, per quanto fittizia, perché non presente in scena, e hanno creato una fotografia, ecco, era presente in scena nelle parti in stop motion. Ecco, la luce come l'hanno usata nelle parti in stop motion è meraviglioso. Io sono sempre contento quando vedo sperimentare nei film d'animazione, soprattutto se si tratta di film d'animazione destinati al grande pubblico. Un film commerciale come questo ha saputo osare e inserire, porca puttana, una grafica e un utilizzo delle tecniche di animazione veramente interessante, perché i personaggi in stop motion sono bellissimi, con questi sbuffi di carta velina che creano giochi di luce meravigliosi, ad esempio la coda della volpe che rosseggiava in quella maniera strepitosa, a me è piaciuto un sacco, ha aggiunto un valore in più alle scene. E poi è bello perché la volpe aveva queste, sembrava avere le righine della carta velina in testa, era tenerissima, era bellissima. Anche la scena del serpente, per quanto avrebbe potuto essere resa meglio, nel momento in cui la fanno vedere è molto suggestiva, proprio per i giochi di luce sull'azzurro che sono riusciti a mettere in gioco per quanto riguarda l'atmosfera del deserto. Per cui è senza ombra di dubbio un film da vedere, fatelo, perché vi farà tornare bambini. E è bello aprire il 2016, questa prima recensione del 2016, con un film d'animazione tanto strepitoso. Quindi questo è quello che avevo da dire circa Il Piccolo Principe. Più in generale, adesso vi farò un po' di spoiler, vi invito a scrivere un commento qui sotto cosa ne pensate, quello che ho detto, se siete d'accordo, perché non siete d'accordo, perché mi interessa sapere la vostra opinione. Quindi vi abbraccio, grazie per avermi seguito fin qui, io ho aspettato troppo, noi ci vediamo al prossimo video, altrimenti se non avete ancora visto i film, di esperienza da 3, 2, 1. Allora, partiamo con quelle differenze di cui parlavo poco fa. Dunque, a un certo punto il film, verso la fine del primo tempo, finisce di raccontare la storia del Piccolo Principe. E io a quel punto ho pensato, ma caspita, ma di già? Ma non potevano magari, non so, spalmarle di più? Mi è sembrato che ne avevano parlato un po' poco. E inizia la vera e propria avventura della bambina, perché lei litiga con l'aviatore nel momento in cui capisce che il Piccolo Principe è morto, in un certo senso, è tornato sul suo pianeta, ma l'aviatore non sa se il principe sia tornato con la sua rosa. Lui dice, io vedo con gli occhi del cuore, ogni volta che guardo le stelle sento lui che ride, lo sento ridere. Dice, ma tu non ne sei sicuro? Cioè, la bambina ormai ha perso quella spontaneità tipica che dovrebbero avere i bambini della sua età, perché la madre la sta facendo diventare un'adulta, e quindi lei non basta il fatto di avere il ricordo di una persona, perché ha capito che anche l'aviatore sta partendo, quindi anche lui si sta staccando dalla vita perché ormai è anziano. Quando lo capisce e lo realizza, da fuori di matto, litiga con l'aviatore, e poco dopo c'è la scena di lei che torna con la madre e vede che l'aviatore viene portato via in ambulanza. Io lì ho cominciato a piangere come la bestia, ho detto, no, ti prego, no, però non è morto. Allora cosa succede? Lei vuole salvare l'aviatore, quindi ha questa fantasia, lo capiamo, non si capisce bene se sia un sogno o una pura fantasia, di lei che con l'aeroplano dell'aviatore va su questo pianeta dove ci sono queste città, questi grattacieli, cioè un pianeta città tipo Coruscant, no, scherzo a parte, dove ci sono questi grattacieli che sporgono, che sono molto simili ai grattacieli racchiusi nelle palle di cristallo che gli manda il padre, che capiamo essere assente. E quindi queste palle con la neve, dove ci sono questi grattacieli grigi, dove lei immagina tutti questi omini che battono a macchina da scrivere dentro le finestrelle dei grattacieli. E è significativo che questa parte malata dell'infanzia della bambina torni a tormentarla anche nella fantasia. E qui troviamo i personaggi che il Piccolo Principe aveva incontrato, come ad esempio il vanitoso, che è per appunto la voce di Siani, capiamo che il cattivo che ha omologato tutti è l'uomo d'affari, e troviamo una situazione simile a quella realistica nel film dell'inizio, ovvero
la bambina che vuole essere, che deve essere omologata dalla, dai, dal rettore, dagli insegnanti di questa scuola, che è una scuola che sembra togliere proprio la spontaneità che di cui parlava prima dei bambini, che il cui motto è sì, essenziale. Infatti in questa città tutti parlano di essenzialità, tutti gli adulti devono essere essenziali, devono lavorare, è per questo che mi ha ricordato un po' Momo, no? Con gli adulti tutti grigi, che sono frenetici, che non fanno altro che, capito, che andare, che continuare a lavorare, insomma mi ha ricordato un po' quello. E poi c'è questa cosa dell'omologazione, lei che trova il piccolo principe cresciuto, e lì a me è venuto un colpetto: ma che cazzo hanno combinato? Cosa c'è del piccolo principe cresciuto? Che ha la voce di Angelo Pintus, ma che è stato bravo, veramente a me è piaciuto un sacco Pintus. Poi comunque lui è imitatore, insomma ha tutto, cioè, è uno abituato a lavorare con la voce, per cui anche se magari non è un doppiatore di professione, è uno che se l'è cavata non poco, tanto che facevo fatica a capire se fosse un doppiatore o un doppiatore. Il punto qual è? Il punto è che se sulle prime la cosa mi aveva fatto storcere un po' il naso, poi ho capito che ormai la storia del piccolo principe, come la conosciamo nel romanzo, era stata raccontata, e quindi tutto quello che avrei visto dopo era una reinterpretazione di quella storia, tanto che non era nemmeno in stop motion. Cioè la storia vera del piccolo principe, come immaginata da The Saint-Exupéry, c'è, e c'è tutta tranne qualcosina. Potevano, come ho detto prima, gestirla un po' meglio, anche perché mi sembra che l'abbiano buttato un po' di fretta, però vabbè. Quello che vediamo dopo è un'interpretazione della bambina della storia, quindi lei vede il principe cresciuto perché ha bisogno di sapere che lui, che lei può aiutarlo, perché lui deve aiutare l'aviatore. E quindi c'è questa scena molto bella di lei che insieme al principe sfonda l'involucro di cristallo dove l'uomo d'affari era rinchiuso tutte le stelle, libera le stelle, torna sul pianeta del piccolo principe dove la rosa è morta, e lì abbiamo l'insegnamento totale, ovvero il principe che quando la bambina piange per il fatto che la rosa è morta, lui dice: ma era la mia rosa, io me la ricorderò per sempre, lei sarà sempre con me. E lei capisce che deve fare la stessa cosa con l'aviatore, che disperarsi e non accettare la situazione non lo riporterebbe indietro, anzi rischierebbe solo di avvelenare il ricordo che lei poi avrebbe di lui, e quindi decide, quando una volta tornata indietro, cioè una volta finita la fantasia, di lei ordina alla madre, dice: siamo in ritardo. Le fa: no, non siamo in ritardo, sì, perché prima della scuola noi passiamo in ospedale. Non glielo chiede, glielo dice, perché in quel momento tu capisci che la bambina ha deciso che può crescere senza però il progetto di vita della madre, quella lavagnona che gli controllava le ore, che gli controllava il corso della giornata. È una bambina che sta crescendo ma in autonomia, non vuole più che la madre le controlli la vita, ma senza prepotenza. Cioè lei diventa una brava studente ma senza perdere la sua essenza di bambina, è ancora piccola, c'è tempo per crescere e diventare un'adulta frenetica. E quindi c'è la scena di lei che va dall'aviatore, ha rilegato il piccolo principe, quindi abbiamo proprio il tomo del piccolo principe, lui apre, ci sono tutte le pagine come appunto l'impaginazione delle varie edizioni del piccolo principe, si abbracciano, non viene mostrato l'aviatore che muore, l'aviatore lo capisci che ormai è malato, che probabilmente non gli resta molto, ma non muore lì. La scena finale è la madre con la bambina sul tetto della casa dell'aviatore, che era questa casa che era l'unico elemento di anarchia in quel quartiere tutto perfetto, tutto con le casette uguali, con tutte le persone che andavano con lo stesso passo quando camminavano, che guidavano la macchina nello stesso modo, insomma sembrava una città da incubo, tutto uguale, dove l'unica nota di anarchia era proprio, ecco, lui, l'aviatore con la sua casa. È un'allegoria di questo, secondo me, è proprio quando gli dà gli spiccioli perché aveva cercato di avviare il motore dell'aereo e l'elica aveva sfondato il muro della casa della bambina e della madre, e allora lui come risarcimento aveva dato questo barattolone pieno di spiccioli, dentro gli spiccioli tutti uguali con lo stesso colore c'erano delle figurine che sono gli elementi chiave della storia del piccolo principe, quindi la rosa, la pallina verde che rappresenta il serpente, una statuetta in legno intarsiata del piccolo principe e la sua spadina.
E quindi questo per far capire che è un po' l'allegoria, perché in quel mare di uguaglianza c'erano degli elementi anarchici. E la stessa cosa è la casa dell'aviatore e l'aviatore stesso in questa società particolare. Ecco, l'ultima scena, dicevo, è la madre con la figlia sul tetto della casa dell'aviatore che guardano le stelle con il telescopio e sentiamo la risata del bambino, del piccolo principe, e la risata del vecchio aviatore che si mischiano nell'aria tra le stelle e capiamo che l'aviatore non c'è più. Cioè, è che mi viene da piangere. Capiamo che l'aviatore è andato, ma la bambina è serena perché ha capito come affrontare la perdita. Non è meno triste, è semplicemente tranquilla. Sa che comunque, guardando le stelle, l'aviatore sarà sempre con lei. Il ricordo dell'aviatore l'accompagnerà finché camperà. E anche se questo magari può non bastare, è l'unica cosa che ha di lui. E quindi se la deve far bastare. E voi direte, ma cazzo è orribile. Sì, ma ragazzi, è questa la vita. Cioè, sarà banale, ma è questa la vita. Cioè, tu che cosa... Quando muore una persona, dopo il dolore ti rimane il ricordo. E tu quello, a quello ti devi aggrappare. Noi abbiamo bisogno di aggrapparci al ricordo di una persona, perché senza il ricordo di quella persona non rimane nulla. Possono rimanere degli oggetti, ma gli oggetti sono solo oggetti. È il ricordo che li rende speciali. È questa la generata la bellezza del film, e quindi io mi posso solo inchinare. Molti hanno detto è un film migliore di Inside Out. Sono due cose differenti. Inside Out aveva parlava della, non del lutto ma della tristezza, ma lo faceva in un altro modo, con un altro tipo di genialità. Io continuo a preferire Inside Out, ma non sto neanche a paragonarli, devo essere sincero. Quelli che dicono, ma secondo te è meglio questo o quell'altro? Ma che c'entra? Sono due cose, hanno anche dei mezzi diversi, è differente. Questo è geniale per una cosa, quello è geniale per un'altra, a mio modesto parere. Quello aveva anche proprio a livello visivo una genialità superiore. Questo è geniale, ma per la commissione delle tecniche è fantastico. Poi per il resto è anche comunque tratto dal libro, ma ci hanno messo nel loro, ci hanno messo dei guizzi di genialità. E il personaggio dell'aviatore è fantastico perché rappresenta un po' il nonno che tutti abbiamo bene o male avuto, che poteva essere il nostro nonno biologico, o magari per chi purtroppo non aveva potuto conoscere il nonno c'è stata un'altra figura. Ad esempio, io avevo un amico che, anche se non aveva il nonno, c'era questo vicino che gli faceva da nonno, che per lui aveva un'importanza, c'era attaccata molto, esattamente come la bambina, questo signore anziano, bambina, ricordiamo, che non ha un padre presente. Quindi in questa sorta di figura, lei non ha visto tanto la figura paterna, ma una figura da nonno che gli faceva un po' anche da papà, in un certo senso, che gli ha aiutato quelle giornate continuamente da sola. Sarebbe stata solissima, non aveva neanche amiche, e invece aveva questa persona che l'aiutava, che stava con... Quindi è stato molto bello. Poi ho apprezzato tantissimo i momenti, per appunto quelli con la volpe, la rosa, anche se anche lì io ripeto avrei approfondito un po' il tutto. Certo, non potrei approfondire più di tanto perché anche nel libro è così, però le parti con la volpe, pur essendo molto brevi, sono incisive, perché il film ti lancia degli insegnamenti meravigliosi, come per appunto la cosa del ricordo, la cosa che ricordo è la cosa più importante che hai, il fatto che anche se di una, non so, una di volpi ce ne sono tante, quella volpe era la sua volpe, così come la rosa, di rosa ce ne sono tante ma quella era la sua rosa. Cioè, il fatto che per noi un oggetto, un animale, una persona magari può essere può, anche se può essere uguale a tante altre che ce ne sono in giro, è la nostra, è quella che abbiamo scelto noi, e per noi rappresenta qualcosa di specifico, qualcosa che noi abbiamo scelto per anche per affinità elettiva magari. La cosa che mi è piaciuta è il fatto che velatamente si sia introdotto l'amore, l'amore come visto dal bambino, l'amore puro, un amore che non ha niente di fisico, un amore puramente spirituale, un amore che trascende l'amore come lo intendiamo noi, proprio l'amore come affetto profondo, no? Quindi abbiamo visto l'amicizia e l'amore per la rosa, l'amore che può avere un bambino per la madre, l'amore che può avere un bambino per la persona a cui tiene. È bellissima questa cosa. I due che si amano erano troppo giovani per poterlo capire e dirselo. È bellissimo, è un'immagine di un poetico. Poi mi è piaciuto molto quando c'è il piccolo principe che cerca di eradicare i germogli di Baobab e dice catastrofe. Cioè, è bello perché è questo bambino tutto serio che però comunque conserva la sua ingenuità di bambino. Ad esempio, quando chiede all'aviatore di disegnare la pecora, che dice e dov'è la pecora? Fa, è qua dentro, è nella scatola. È quello che volevo. È bellissima questa cosa. È l'aviatore che ha capito, l'aviatore che è riuscito
a intendere il desiderio del bambino, quindi un aviatore che non ha dimenticato perché è della sua fanciullezza, perché si sta confrontando con essa, perché il piccolo principe è nient'altro che quello, il piccolo principe è quella parte di lui che ormai credeva di aver perduto e a cui nessuno interessava più, e quindi l'ho apprezzato da morire. E per appunto è bello anche quando alla fine sconfigge un uomo d'affari che dice, che tra altre cose è la voce quella di Battiston, Giuseppe Battiston, grande caratterista, che dice: questo è molto 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 negativo per i miei affari. Così mi è piaciuto un sacco, e quindi il film è strepitoso, è veramente strepitoso, per quanto per appunto il piccolo principe sia poi un pretesto, però comunque c'è, e forse è stato meglio così piuttosto che una mera e pedissequa rappresentazione e trasposizione di quello che era il libro del Saint-Exupéry. Mi domando se vi sarebbe piaciuto. Comunque dicevo che Saint-Exupéry era un personaggio affascinante, che di fatto lui è scomparso durante una missione, perché lui era realmente aviatore. Tra le altre cose, lui realmente si perse nel deserto quando era in missione, fu salvato dai Tuareg prima che potesse morire disidratato, per fortuna, e quindi lui ha raccontato di quell'esperienza raccontando il piccolo principe eccetera, ma si è riferito a quella volta in cui si era perso nel Sahara, e per appunto lui non è stato mai ritrovato, è scomparso probabilmente purtroppo in un incidente aereo, si suppone, e anche qui una figura misteriosa, lui è semplicemente scomparso facendo ciò che amava, cioè partendo col suo aereo. Quindi questo è quello che pensavo, più nello specifico, del piccolo principe. Erano i concetti fondamentali che mi hanno colpito. Poi ci sono un sacco di scene molto belle, come lei che va, la bambina che va con l'aviatore a prendere, se non sbaglio erano le crepe, perché diceva: conosco questo posto, mi fanno le crepe gratis, è il tuo compleanno. Il mio compleanno non è oggi, vabbè, ma loro non lo sanno. È bella questa cosa, no? Mi è piaciuto un sacco. Quindi ci sono molte scene, il modo in cui hanno rappresentato il rapporto tra loro due, e anche il rapporto tra bambina e la madre, che pian piano si risana, ed è parallelo a quello tra lei e l'aviatore. L'aviatore l'ascolta, la madre no, perché la madre vuole monopolizzare la vita, la madre crede che la sua vita debba essere in un certo modo perché lei pensa che sia il suo bene, ma di fatto non la vuole ascoltare. È una madre che ha difficoltà perché il padre non c'è, è assente, non è morto, perché gli spedisce i regali ogni compleanno, questi giocattoli freddi, queste palle di neve, però controsenso, la neve che cade su questa città grigia orribile, insomma. È una bambina purtroppo che ha una situazione familiare molto complicata, la madre cerca di destaggiarsi tra tutto quanto senza però riuscirci, e anche la difficoltà dell'essere genitore mi ha fatto riflettere, perché io ho pensato però essere genitori non deve essere semplice. Quindi questo è quello che pensavo del piccolo principe nello specifico. Fatemi sapere anche voi la vostra opinione con gli spoiler, contrassegnando se fate spoiler, naturalmente così non spoilerate il film a chi ancora non l'ha visto, e creiamo la solita area di discussione. Io vi abbraccio, grazie per aver seguito fin qui, grazie per aver seguito questa prima recensione del 2016, io ho sperato troppo. Noi ci vediamo al prossimo Movie Vlog. Ciao a tutti.